Un grande ciao a tutti, nel video di oggi vi mostreremo l'unico altro veicolo che avremmo scelto se dovessimo tornare indietro nel tempo e ricominciare il nostro giro del mondo. Siamo Aldo, Vero e Totò. Da più di 5 anni stiamo facendo il giro del mondo con il nostro fuoristrada camperizzato e abbiamo già visitato oltre 50 paesi su 5 continenti. Prossima destinazione, Africa. Attraverso i nostri video mostriamo quanto è bello ma allo stesso tempo quanto è fragile il nostro pianeta, cercando di sensibilizzare le persone sulle problematiche ambientali. Clicca su iscriviti e viaggia assieme a noi. Come molti di voi sanno, sono più di 5 anni che giriamo attorno al mondo e siamo molto contenti della scelta del nostro mezzo, il nostro caro Totò, la Toyota Land Cruiser serie 120. Però come tutte le cose, anche lui ha alcuni svantaggi e infatti ci siamo trovati in certe occasioni che avremmo voluto avere delle comodità, delle cose che purtroppo non abbiamo. Siamo in compagnia di Barbara e Stefano, una coppia di Verona, anche loro amanti di viaggi, toyotisti. Infatti dovete sapere che hanno una Toyota identica al nostro Totò, stesso modello, stesso colore, con la tenda da tetto. E peraltro Stefano mi diceva che la sua è più bella della nostra. È più bella, molto più bella. Uguale, identica, ma più bella. Quindi con la quale hanno viaggiato, sono stati in Tunisia diverse volte, hanno girato mezza Europa e recentemente hanno coronato il loro sogno di acquistare questa bellissima Toyota Land Cruiser modello HZJ78, completamente kittata da camper per andare a fare le spedizioni più estreme. Ci seguono già da tempo e hanno saputo che eravamo in Grecia, quindi ci hanno inviato un messaggio su Instagram e ci siamo trovati nella stessa zona, nello stesso periodo, quindi un'occasione perfetta per potersi incontrare e gentilmente ci hanno concesso di fare questo tour di questo incredibile mezzo che davvero, come ho detto prima, sarebbe stata la nostra altra unica scelta come veicolo per girare attorno al mondo. Eccola qui ragazzi! Bellissima, il colore perfetto, peraltro macchina, bianco. La macchina, non io, ma comunque la macchina. Allora, quindi Stefano, dimmi, che modello è? Che anno? Allora, è un 2016. Sì. Che noi abbiamo comprato da un paio d'anni, in Germania, così come la vedete. Per cui, diciamo che dal momento dell'acquisto sono state fatte delle piccole modifiche. La più vistosa è questa bocca qui davanti. Bellissima. Questa bocca qui davanti che potrebbe entrare in inganno, non è un V8, ok? È il suo 1HZ, 6 cilindri, al quale è stato installato aftermarket con turbo, che ha richiesto però tutta quanto a un'altra modifica tecnica importante, quanto alla frizione rinforzata, il cambio, l'intercooler e compagnia bella eccetera. Quindi insomma diciamo che non ci siamo limitati soltanto a mettere la turbina, ma il motore è stato preparato da questa persona qua che gode della nostra massima fiducia. Caspita, quindi adesso è un 4200, 6 cilindri in linea, turbo, intercooler. Un razzo, potentissima. Sì, diciamo che... Possiamo vedere il motore velocemente? Madonna! Ragazzi, guardate qui che bello, questo è lo stemmino Toyota, grande. A Totò ci manca, dobbiamo mettere uno pure noi. Sì. Che bello. Sì, anche perché effettivamente così allestita la macchina... Guarda lì. La macchina ha un suo peso, ok? E quindi deve avere un pochettino di brio. Altrimenti insomma ecco, il mondo dei proprietari di 78 è diviso in due parti: chi è pro turbo, chi è assolutamente il purista e assolutamente contrario. La macchina nasce così e dovrebbe morire così. Io sono assolutamente d'accordo, sono anch'io un purista, questa volta ho fatto un'eccezione. E quindi insomma sono caduto nel lato oscuro della forza. No, ma comunque si vede che hanno fatto davvero un lavoro artigianale molto bello. Guarda queste saldature, insomma. Sì, tanta roba. Ed effettivamente, insomma, allora è un kit australiano, esce fuori con 0,6 bar, è stato limitato a 0,5, che è più che sufficiente per avere lo spunto in situazioni difficili come alte quote, alte che su sabbia, guida su sabbia eccetera. È una macchina che comunque richiede un po' di brio, ecco. Però come ripeto, non vorrei poi innescare discussioni con i puristi, però noi siamo molto contenti.
Bene, noi bene. Siamo veramente molto contenti. Perfetto, perfetto. Possiamo chiudere? Altrimenti copiano le modifiche. Ma avete modifiche? Visto troppo, queste no, sono. Questo qua, vabbè, è compressore. Ah, eccolo qui, sì. Anche una... Ah, c'è il BR, questa è un'ottima marca. Sì. Guardate, qui c'è una bocchetta, quindi il compressore questo. È fisso, giusto? Sì. E qui si mette il... Sì, sotto abbiamo un piccolo serbatoio da 10 litri. E abbiamo due allacci, uno anteriore e uno posteriore. Ottimo. L'aria sappiamo che funziona per tantissime cose, da soffiarsi addosso ai vestiti, anziché pulire i filtri o all'interno dell'abitacolo, l'aria è aria. Sì, è utilissimo. Noi abbiamo il compressore senza il serbatoietto, quindi avere il serbatoio, poterlo ricaricare un po' come fanno anche sui camion, quindi è una cosa molto certo. Utile averlo. Sì, è comodo, effettivamente è comodo. Qui abbiamo il vericello. Abbiamo il vericello. Che credo anche tu lo utilizzerai spesso per tirare gli altri fuori dai guai. Assolutamente sì. Noi non ci impantaniamo con le Toyota. Assolutamente no. E, ok, bull bar. Stata... Qui c'è un faro, questo è una questo luce. No, l'antenna per il CB. Il CB, sì. Sì, abbiamo un CB. E, ok, dei fari chiaramente supplementari. E quindi il vericello, quante tonnellate? 12.000 libbre, 6.000 kg. 6.000 kg, 6.000 kg. Qui vedo che anche tu hai lo snorkel. Lo snorkel viene fuori con dalla fabbrica, da Toyota. Ok. Assetto? L'assetto è un più 5. Piccole modifiche che sono state fatte, che io ho preso, perché come ripeto la macchina è stata usata dal precedente, il precedente l'ha preparata, io l'ho presa esattamente così come la vedete, e al quale non cambierei una virgola, e quindi ha qualche piccolo distanziatore, ha delle piccole modifiche anche in termini di balestre che sono state messe, non sono quelle originali Toyota, ma bensì sono la versione australiana. Credo rinforzate, giusto? Sono leggermente più rinforzate, c'è un paio di fogli in più. E poi cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo messo i due serbatoi, sono originali, per cui sono 90 litri l'uno. Ci sono i due serbatoi separati e sono assolutamente indipendenti tra loro. È una cosa due pompe. Eh sì, è tanta roba. Uno switch banalissimo in cockpit. Ti salva, ti può fare andare avanti perché non si va a contaminare. Bravissimo. Sì, sì. È accaduto dei nostri amici che hanno una 78 che per errore in Iran gli hanno riempito un serbatoio di benzina. Ahia. E se ne sono accorti perché ovviamente la macchina si è spenta, hanno cominciato a indagare e si sono salvati perché hanno selezionato quello giusto, e quindi sono riusciti ad arrivare in autofficina, hanno svuotato 200 litri di benzina. E, sì, erano tutti contenti, quelli che prendevano una benzina erano tutti contenti. Sì. Sì. Questa piccola bocchettina qui non è una bocchetta particolare, ok, ma è soltanto una presa, va bene, di corrente, eventualmente dovessimo avere, o anche quando la mettiamo in, diciamo, in letargo, ci sta poco, poverina, e serve perché dietro abbiamo un mantenitore di batterie e quindi serve per mantenere e la batteria dei servizi e anche la batteria del motore. Del motore, esatto. Perfetto. Sì, un C-Tech molto valido, uno strumentino piccolino così che fa carica e scarica, proprio un mantenitore di quelli gagliardi. Le gomme, vedo che hai scelto le VF Goodrich, un'altra marca molto conosciuta. Come Guarda, ti trovi? Benissimo, io devo dire che anche su... la Divina, che è quella più bella della tua, OBF Goodrich, una bellissima gomma, generosa, silenziosa e soprattutto mi permette di fare tantissima strada. Quindi poi vedo che è la tenda pop-up a soffietto. Sì, sì. Questa è la svolta. Noi eravamo abituati con Columbus, tenda a tetto, e qui è cambiata completamente la musica. Questo è stato veramente un sogno e noi siamo convinti di una cosa, che i sogni aprono altri sogni, è proprio la chiave, è il passepartout per aprire altri sogni. E quindi quando abbiamo visto per la prima volta la 78 così, è stata una cosa che ci ha lasciato a bocca aperta e abbiamo cominciato a sognare di averla, e dopodiché per fortuna ci siamo riusciti.
Bravi ragazzi, questa. Complimenti. Malacchia, lei è Malacchia. Il nome di questo grandissimo veicolo. Ieri infatti, mentre stavamo cenando lì, praticamente ci facciamo complimenti a vicenda. Ogni tanto ci si girava dietro, è bellissima la tua macchina. E poi Stefano, no, è bellissima la tua. E no, è bella la tua, perché veramente, guardate ragazzi, essere, a parte che è bellissima, ma davvero anche per noi questo è un veicolo davvero molto bello, perché come vi dirò dopo nel video, ha alcuni vantaggi in più rispetto al nostro Totò. Adesso andiamo a fare qualche domanda a Barbara. Più comodità con la tenda. Parlaci un poco degli spazi interni. Allora, è organizzata molto bene. Vieni, andiamo. Facci vedere. È organizzata benissimo, perché comunque è stata pensata in maniera veramente molto funzionale. Guardate che bella. Allora, già il fatto di poter stare in piedi dentro è tanta roba, perché comunque ti puoi vestire, puoi viverci dentro. Ecco, vieni Aldo, che ti faccio vedere. Vengo. Eccoci qua ragazzi, guardate che bello poter star seduti dietro o ancora di più in piedi, guarda qua, e c'è ancora spazio. Sì, perché comunque sono 1,74, per cui quel braccio alto arrivo, insomma, lo tocca malapena nel cono, insomma, per cui ecco, la comodità è assoluta. Qui abbiamo tutto quello che può servire per vivere. Qui abbiamo il fornello. Eccolo qua. Questo c'è la bombola sotto. Sì, abbiamo la bombola sotto, dopo la faccio vedere. Sì. Devo dirti la verità che allora cucinare dentro lo pensiamo proprio se siamo in posti tipo l'Islanda, posti che per clima non ti consentono di far da mangiare fuori, altrimenti insomma fuori si sta benissimo. Certamente. E si può utilizzare tranquillamente. Il lavandino col suo rubinetto e l'acqua, per cui assolutamente funzionale. Poi casomai da Stefano ti faccio vedere il serbatoio dell'acqua, queste cose più tecniche. Certo. No, mi interessava l'aspetto, perché sai, con Vera, io viaggiando con Vera, comunque diciamo il punto di vista femminile, la comodità di casa, perché una piccola casetta davvero si vede che c'è più comodità, ecco, anche col cattivo tempo c'è un livello di protezione in più rispetto al nostro Totò. Certo. E quindi qui c'è il letto, giusto? Sopra c'è il letto, allora questo... Sì. Questo fianale scende qua, sì. E praticamente diventa un letto che va benissimo per persone, sì, è grandissimo. Alte, perché sì. Comunque è molto lungo. Il tettuccio lì su, il con tettuccio, abbiamo il velcro sopra, sì. Sì, tutte le zanzariere, così se di notte c'è caldo si possono aprire, anche questa davanti. L'attico, sì, la penthouse. Sì, proprio. I letti, sì. Dove noi riponiamo gli alimenti, le pentole che utilizziamo, frigorifero. Engel, questa è un'altra marca notevole, sì. Funziona benissimo, può diventare addirittura proprio freezer. Freezer, sì. Noi devo dirti che sulla nostra macchina, la più bella, avevamo un ARB australiano, quello devo dire fantastico, sì. Però devo dirti che anche con questo ci troviamo molto bene. Poi sotto qui abbiamo tutta una serie di gavoni, sì. E scendo. Qua devo dire la cosa più, devo dire, comodissima è che abbiamo un portapotti, per esatto. Cui un WC, vuoi che apro qua? Sì. Guardate, ecco, che bello, questa è una grande comodità. Questo qua, devo dire la verità, è tanta roba, perché comunque cerchiamo di utilizzare i servizi esterni. Sì, ma può capitare. Sì. Per cui insomma, nella necessità, il fatto di averlo è una di quelle cose che è meglio averla e non aver bisogno. Assolutamente. Scusa il gioco, sì. Di parole, no, però quando c'è bisogno. Sì. Qui abbiamo anche tutti questi sacchetti, sì. Come vedi, che sono capientissimi, per cui possiamo mettere dentro sia i prodotti per l'igiene personale, tovagliolini, quello che vuoi, sono davvero molto molto capienti. Comunque complimenti, è organizzatissima, ordinatissima. Perché sì. Se cominci a buttare ovunque, prima non trovi più niente, e poi veramente comunque lo spazio è piccolo, per cui diventa un caos. Invece se tu cerchi di mettere le cose nel giusto posto, guarda, ti assicuro che ci sta tantissima roba, ma tu qua sei maestro, perché anche voi avete uno spazio ridotto, sì. Super organizzato. No, comunque è strapieno, quindi... D'altra parte voi è la sì, vostra è il casa, viaggio, ecco. Sì, è lungo termine, insomma. Però insomma, voi siete la dimostrazione che l'organizzazione è fondamentale, sì, ecco. Sì. Ma in tutte le cose, adesso dico una cosa che fa ridere, stamattina Vera mi ha lavato i capelli, mi ha fatto vedere come lavarsi i capelli con pochissima acqua, con lo shampoo solido, sono tutte cose che servono a chi viaggia, perché sono dei trucchi per vivere meglio, in maniera più sostenibile anche, e con uno spazio ridotto, con acqua contenuta, perché comunque insomma adesso Stefano vi farà vedere il serbatoio dell'acqua e tutto, però insomma
bisogna fare i conti con queste cose. Sì, verissimo. E poi qui c'è la possibilità, ovviamente, di volendo, di dormire anche all'interno. Sì, 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 perché comunque abbiamo dei pianali che si appoggiano qua. Sì. Si prende uno dei materassi sopra, si mette qui e questo diventa un letto, diciamo, da una piazza e mezzo. Però sì, nel caso, per qualsiasi motivo, non si potesse aprire la tenda, metti che c'è l'uragano, sì, preferisci non aprirla, si può dormire anche qua. Certo. Qui si fa tranquillamente. Qui vedo che avete la bocchetta del webasto. Ah, oh, caro, anche eccolo, questa è qui, la svolta della vita. Devo dire che quando siamo stati in Tunisia con la tenda da tetto, il dramma era dentro stavamo benissimo, però la mattina quando scendevi, mamma, un freddo. Ovviamente col webasto, sì, c'è un caldo, si sta proprio bene, devo dire. Mi ha detto Stefano che qui su c'è l'interruttore. L'interruttore del webasto, sì, puoi regolare la temperatura, programmare l'accensione e lo spegnimento, per cui è veramente... Direttamente dal letto. Sì, sì, perché quando il pianale scorre sei praticamente, sì, a questa altezza, per cui lì arrivi, accendi e ti scaldi e stai benissimo. Qui abbiamo un altro ripiano dove possiamo appoggiare, non so, i piatti, qualcosa mentre facciamo da mangiare. Ecco, qua sotto abbiamo tutto lo spazio, qui non è ovviamente in ordinissimo, ma abbiamo incastrato un sacco di cose, ci stanno sia le bombole di gas, le lucette, ci stanno varie attrezzature. Ah, importante, questo. Radio? No, ma no, che radio? La doccia! Ah, eccola qui! La doccia fondamentale! Qua praticamente, qui tutto un po'. Col filtro pure ho visto lì. Sì, abbiamo un filtro per l'acqua. Dopo se vuoi Stefano te lo spiego. Sì, va bene, va bene. Qui comunque si attacca la doccia, abbiamo anche un piccolo boiler con l'acqua calda, per cui 6 litri se non sbaglio di acqua calda, che non è tanto ma è già tantissimo, per cui ci possiamo fare la doccia qua fuori tranquillamente. Abbiamo anche acquistato, non ancora utilizzato, una di quelle tende, sai, quelle che si aprono. Sì, 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 la pop-up tent, la doccia, ecco, sì. Noi l'abbiamo, ce la teniamo. L'ho vista in un vostro, sì, sì, video. Sì, sì, sì. È facilissimo aprirla, ma è difficilissimo richiuderla. È veramente conviene. L'abbiamo comprata, ma non l'abbiamo ancora aperta. A volte capitava che andavamo di fretta e passava un quarto d'ora soltanto per ripiegarla. Ah, certo. Bisogna. Poi un'altra cosa che ti vorrei, sì, far vedere, perché secondo me qui al lato ci sono queste piastre da sabbia. Sì, da sabbia, diciamo, sì, così. Che in realtà noi non l'abbiamo mai usato, perché con questa non siamo ancora andati sulla sabbia. E guarda, invece hanno una funzione, secondo me. Ieri me l'ha fatta vedere, Stefano. Guardate che figata, che cosa bella. In realtà è veramente una comodità. E voilà. Diventa un vero e proprio tavolino dove noi appoggiamo il fornello. Qua si fa il barbecue, il festino. Bravo, bravissimo. Il banchetto. Ci mettiamo di tutto. Che sarà? Un metro e mezzo tranquillo. Sì. Ah sì, secondo me sì, sì. Per cui insomma questo è veramente comodissimo. Qui abbiamo il tendalino. Sì. Devo dire. Questa è una marca ben conosciuta, Fiamma. Ecco, anche questo l'abbiamo trovato, devo dire. E credo che i ragazzi che l'avevano prima non l'avessero praticamente mai usato, perché è nuovissimo. Noi invece abbiamo messo le barre, queste, le piastre sotto, perché così sei coperto, sì, per dire, se sì, c'è, sì, solo, sì, che insomma è veramente molto comodo. Mettiamo qua le nostre poltroncine. Lassù abbiamo i pannelli solari. Sì. Anche quello non mi chiedere niente, perché sono i pannelli solari, ti dico questo. Lì abbiamo un gavone, sì, dove sta dentro l'impossibile, per cui noi all'inizio l'avevamo tolto perché lo puoi rimuovere, però in realtà ci siamo resi conto che è veramente molto comodo, ci sta dentro, sì, tanta roba e è lì su, sedie, insomma. Noi lo usiamo per, sai, il cambio di stagione, quindi se viaggiamo, certo, d'estate abbiamo le cose invernali, certo, su, per avere meno cose all'interno, certo, ma è, certo, comodissimo. Sì. No, in effetti devo dire che è comodissimo. Stefano, purtroppo è incominciato a piovere, però sì. Voi avete qua il salottino. E quindi ti volevo chiedere quanti litri l'acqua dolce che... Allora, purtroppo non abbiamo una autonomia esagerata, abbiamo circa 60 litri d'acqua, il serbatoio è qua sotto. Sì. Ok. E abbiamo modo di fare un refill attraverso questo modo abbastanza semplice, però molto efficace, sì, per fare il refill, e quindi insomma rimaniamo molto limitati nell'autonomia dell'acqua. Infatti giriamo con una tanica di altri 30-40 litri in modo tale ad avere la giusta autonomia per fare le cose che... e soprattutto ci fa
pensare a quanto è preziosa è l'acqua. Certo, certo. In termini assoluti e di buona gestione della, dell'elemento. E quindi fai delle scelte importanti, ecco la doccia da non da un quarto d'ora, quella solo il necessario, sì. Solo il necessario, quello che serve, ed è per quello che mi rado in modo tale da non avere il problema dei capelli. Spenderai una fortuna in shampoo. Dunque, mi diceva Barbara dei pannelli solari. Allora, un altro elemento importante è l'autonomia. Abbiamo una batteria da 100 ampere. Sì. Per i servizi funziona non so quanto, 12 volt, un inverter da un chilo, perché può servire, ci è servito, lavoriamo tutto quanto a 12 o a 5 diciamo, però insomma il 220 abbiamo visto che purtroppo ogni tanto serve, non tanto per il foam, insomma per caricare un computer, insomma quando sei autonomo cerchi. Lo usiamo poco ma c'è. Per questo abbiamo due pannelli solari da 100 watt che sono... L'uno, giusto? Sì, sono montati da sopra e funzionano molto bene, siamo molto molto contenti. E, diciamo che non ci danno assolutamente... Ecco, giornate come questa magari carica un pochettino di meno, però insomma... È comunque un aiuto in più. Assolutamente, indispensabile. Abbiamo visto i giorni scorsi che c'era bello, ha fatto dei picchi di carico, ha lavorato veramente. Penso almeno un 10 ampere te li dava. Allora 8. Guarda, sì, 10 ampere tutti, sì, sì. tutti quanti. Mi diceva Barbara che lì sotto c'è tutto l'impianto in elettrico. Sì, così mi ha allora parlato. Questo è il frigo, purtroppo non te lo posso spostare. No, non c'è problema. Questo qua è il vano servizi, sì. Il cuore di Malacchia, nella parte elettrica dove c'è anche un piccolo boiler. Che scalda l'acqua, piccolo, 6 litri, ma sono più che sufficienti. E poi tutto quanto il resto per quanto riguarda la gestione dei pannelli solari e quant'altro, eccetera. E l'inverter, eccetera. Perché questo diciamo, è il vano cuore del nostro Malacchia. Perfetto. Lì è tutto il pannellino con cambio, ovviamente delle ridotte. Vedo che c'hai l'iPad per come navigatore, la radio ci vira sulla GoPro, importantissima, la usi, è sempre accesa? Sì, si scarica un'autonomia, purtroppo ho scoperto, speravo che fosse qualcosettina di più brillante, ma diciamo tutte le volte che ci muoviamo possibilmente la teniamo accesa, perché gli overlander ci hanno insegnato che è buona cosa averla accesa. Sul parabrezza una di queste videocamere che registrano continuamente ciò che sta succedendo davanti. Ecco ragazzi, così si chiude e voilà. Ecco, così è chiusa. E lì si aggancia. Qua si aggancia. Sì. E ovviamente aprirla è ancora più semplice, perché nella chiusura purtroppo devi stare attento a che non rimanga appizzicato il tessuto. Sì. E, tant'è che appunto quando l'abbiamo comprata questa parte anteriore qui era stata danneggiata da una chiusura accidentale del precedente proprietario, e quindi abbiamo dovuto sostituire il pezzo rotto, perché per cui devi stare un po' attento nel chiuderla. Nell'aprirla è banale, è proprio banale. Che cosa bella che si può stare seduti dritti, no, all'interno, guarda, cioè, Stefano è anche alto, penso sia almeno 1,90 m. 1,82 m. 1,90 m. 1,90 m. Quindi sì. Davvero molto bello. Ho notato che qua dietro hai una tasca sulla ruota di scorta, sì. Che peraltro penso sia molto comoda. Guarda, è comodissima, è multifunzionale ovviamente, trash-through, in realtà lei sarebbe nata per la mondezza. Ah, ok. Ma ovviamente la puoi utilizzare per Giusto, trash-through. Sì. E noi la troviamo assolutamente indispensabile, perché puoi mettere qualsiasi cosa, anche veloce, ok, tipo appunto le sedie, il tavolo o quant'altro eccetera, lo puoi utilizzare come risorsa, è una risorsa esterna molto importante. E quindi, mamma mia, tutte le volte che ci muoviamo, lei è sempre con noi. Ottimo, assolutamente. Benissimo. Stavo parlando ci stiamo guardando le macchine a vicenda e niente, Stefano voleva spezzare una lancia in favore della Land Cruiser 120, al quale anche alla sua, insomma, lui è molto affezionato. La mia è la Divina.
Per me è una macchina, è stato il primo amore e credo che rimarrà il grande amore. Questa è un'altra cosa. Però lei è effettivamente è una macchina che è generosissima, e magari puoi dire che è delicata perché c'ha le plastichine, qua c'ha l'acciaio, là c'è... però è una macchina che mi ha portato veramente dappertutto dove ho voluto andare, e in maniera assolutamente impeccabile, e non mi ha mai deluso, mai. Non ho francamente difetti da riportare. Macchina straordinaria, ottima scelta. Grazie. Anche il colore. Il colore. Soprattutto il colore. Io volevo soltanto ringraziare, un minuto soltanto per me, volevo ringraziare una persona che mi ha fatto entrare dentro in questo mondo qua, nel mondo dei fuoristrada. È un mio caro amico collega, si chiama Marco, non vi dirò il nome, ma è marchigiano. L'abbiamo soprannominato il puro, per tutta una cosa che non vi sto a raccontare perché è troppo lunga, e quindi ci ha aperto questa porta qui, e ha dei gusti orribili secondo noi, in quanto non condividiamo assolutamente le marche, va bene, noi siamo toyotari, lui è un'altra cosa. Comunque grazie Marco. Ragazzi, davvero un grande mezzo, davvero bellissimo, spettacolare, sta piovendo e poter entrare dentro e stare comodamente seduti è davvero un lusso. Infatti questo è uno dei vantaggi che questo veicolo ha rispetto al nostro Totò. Ovviamente c'è maggior spazio, la possibilità di poter stare in piedi e seduti all'interno, quindi essere un po' più protetti quando è cattivo tempo, e anche quindi di cucinare e poter avere anche un po' più di privacy. La possibilità di avere un portapotti, un bagno portatile, che anche questa è una comodità non molto semplice da portare un veicolo come il nostro, e poi il fatto che c'è la possibilità di dormire nell'air camping, nella tenda da tetto, non la tetta, ed è tutto un unico ambiente, perché lo svantaggio di quando si monta la maggiorina, la Columbus, è che sei separato dall'abitacolo, quindi nel momento in cui dovesse malauguratamente succedere qualcosa, diciamo una visita indesiderata, si è più soggetti a eventuali attacchi e così, perché non si può saltare avanti e partire subito spediti. Svantaggio, quindi c'è qualcosa che insomma, comunque anche questo mezzo ha i suoi contro. Ovviamente il costo, è un veicolo difficilissimo da trovare in Italia, infatti loro l'hanno preso dalla Germania e non si importano più macchine così, e i preparatori sono, diciamo, all'estero, fuori Italia, quindi bisogna rimatricolarlo e così via. Un mezzo del genere costa intorno ai 100.000 euro. Ho visto anche modelli che hanno avuto delle preparazioni fino a 150.000 euro, quindi è un costo abbastanza importante, leggermente un po' più ingombrante di Totò. E poi ovviamente è omologata come camper, quando noi invece siamo ancora, insomma, un veicolo, quindi anche quando si va a fare lo stealth camping si passa un po' meno inosservati con un veicolo come il nostro. Ma nel complesso comunque è una grande macchina, davvero tra le due, diciamo, non sapremo quale scegliere. Infatti fateci sapere nei commenti voi che auto scegliereste, quale delle due scegliereste per fare il giro del mondo, siamo curiosi di sapere cosa ne pensate. Se volete vedere il video completo del nostro Totò, ve lo linkiamo qui in alto, il video che facevamo un po' di tempo fa, così potete anche voi fare un vostro confronto. Grazie per la visione, alla prossima! Ciao ragazzi! Ciao! A presto! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao, buon viaggio! Bella, sì?